Nella mostra dedicata a Giorgio Saturni a Villa Paris è possibile ammirare alcune opere veramente straordinarie, come quelle che hanno vinto dei premi ad importanti mostre sin dalla fine degli anni 40, a Faenza, come a Teramo, come più tardi a Pesaro. Alla mia, qui a fianco abbiamo Risvegli, che è un'opera straordinaria, un'opera che comunica tutta la grande creatività di quest'artista e la sua capacità di restituire forme essenziali ricoperte da patine particolarmente efficaci nel narrare dei contenuti, come in questo caso il Risveglio. Alle mie spalle c'è l'Annunciazione, la prima opera straordinaria del 1945 in cui compaiono delle patine particolari, e già in quest'opera è ben evidente tutta la grande maestria dell'artista. Nelle opere della fase conclusiva Giorgio Saturni esprime tutto il suo rapporto e l'atteggiamento di prevalente quello verso l'informale, e realizza delle opere straordinarie come per esempio Detrito lavico, in cui le forme magmatiche sono trattate con estrema eleganza e non mancano di farsi apprezzare, proprio perché Saturni aveva un rapporto viscerale con la ceramica, e in questo caso riesce, pur in un'opera che ha queste forme così particolari, a restituire con efficacia anche questi riflessi iridescenti, questi azzurri che spiccano dal fondo nero. Alla fine del percorso, Bighera con alcune ninfe, è un'opera del 2000, una delle ultime opere di Giorgio Saturni, un'opera che esprime tutta la sua poetica e anche questo rapporto con il mito che non lo abbandona mai. Sono dei temi che lui aveva già trattato negli anni 50 con l'Orfeo e che ritorna ad esplorare anche nella sua fase finale della sua attività. Lui scompare nel 2006, ormai ultra novantenne, ma fino all'ultimo era attivissimo ed era anche un grande appassionato della montagna, continuava a scalare le sue montagne amatissime.